forte durante l'emergenza è diventata, abbiamo lavorato come se fossimo quasi un unico ente, tra gli enti del governo, agli enti comunali, ovviamente con in mezzo alla regione. C'è stato un grande senso di responsabilità per dare risposte ai cittadini in momenti assolutamente difficili. Assolutamente difficili perché, come immaginerete, dall'opera che porta avanti il prefetto coordinando anche tutte le forze dell'ordine sul territorio, alla regione che deve, nella mia persona quando firmavo le ordinanze, al sindaco con la polizia locale, al vice governatore Riccardi per l'attività che ha fatto con la protezione civile, come immaginerete quando, per quanto mi riguarda, firmavo un'ordinanza che limitava la mobilità delle persone, la libertà delle persone, non lo faceva a cuor leggero. Però credo che la strategia del Friuli Venezia Giulia possa dire che, probabilmente anche perché abbiamo guardato a cosa avveniva da altre parti del mondo, sia risultata ad oggi la strategia che ha raggiunto i migliori risultati a livello nazionale. Ce lo confermano i dati, ma ce lo conferma il fatto che in un'area che poteva essere particolarmente critica, perché noi siamo nel nord, abbiamo rapporti, i nostri cittadini dal punto di vista lavorativo, personale, professionale, hanno rapporti costanti, quotidiani, con le aree dove il contagio si è sviluppato maggiormente. Evidentemente chiudere in modo più forte, subito, e dal nostro punto di vista riaprire prima, con tutte le dovute ovviamente accortezze, era la strategia che fin da subito abbiamo detto potesse essere quella che tenesse insieme le esigenze sanitarie con le legittime, anzi doverose, esigenze di carattere economico-lavorativo. Su questo oggi, i dati che leggiamo oggi del Friuli Venezia Giulia, come ho avuto modo di ribadire più volte però, non sono dovute soltanto alle scelte che le istituzioni hanno fatto, ma sono dovute a quanto ha ricordato il prefetto, alla grande condivisione dei cittadini, alla grande partecipazione dei cittadini, alla vita di comunità, che vuol dire prendersi l'impegno di rispettare quelle regole che servono a tutelare la comunità stessa. Infatti ritengo che anche le misure più forti messe in campo inizialmente sono quelle che i cittadini hanno condiviso e l'hanno dimostrato con i comportamenti quotidiani. L'appello che continuiamo a fare come regione al governo nazionale, ovvero quello ad oggi di dare delle regole e superare la stagione di divieti, guardate, non va soltanto nella direzione di una ripresa economica e lavorativa, ma io sono convinto che vada anche nella direzione della tenuta sanitaria del sistema. E dico questo perché se noi mettiamo in campo delle misure che non sono condivise dai cittadini, il risultato non sarà che tutti mangiano il boccone amaro e se ne stanno a casa e tengono chiusi i negozi. La mia preoccupazione è che se non si capisce la reale situazione del Paese, si vada verso una tensione sociale dove le alternative non saranno rimaniamo tutti a casa, teniamo tutto chiuso o usciamo tutti, apriamo tutto, ma sarà se si apre e si esce con delle regole o senza regole. Io penso che sia più utile dare queste regole condivise e far sì che si possa ripartire all'interno di queste regole stesse. E per questo io ho finito questa conferenza stampa, andrò alla conferenza delle regioni e porterò questa posizione di Regione Friuli Venezia Giulia, che per quanto mi riguarda è l'apertura, ribadisco, con i protocolli nazionali, noi abbiamo fatto il protocollo e le linee guida regionali, ci sono già oltretutto i protocolli siglati dalle categorie, molti protocolli, dove l'11, quindi lunedì prossimo, si possa riaprire il commercio e il 18 tutte le restanti attività, quelle che magari hanno ancora più delicatezza. Per quanto riguarda, io mentre parlava il vicepresidente Riccardi ho letto un'agenzia della Fondazione Gimbe per quanto riguarda i tamponi, la dico adesso perché ho paura di perdermela, non so se l'hai vista, è arrivata adesso. Nel dettaglio, in pratica, Gimbe, a proposito di qualche affermazione estemporanea rispetto ai tamponi fatti da Regione Friuli Venezia Giulia, nel periodo di analisi 22 aprile 6 maggio fa la media di tamponi per regione dicendo quali sono le regioni più virtuose e quali meno virtuose nel tamponamento. Colloca l'Italia in 4 classi di propensione,
con le regioni, con notevoli differenze. Classe 1 non c'è nessuno. Classe 2, quindi sarebbe la migliore, ipotizzata da Gimbe. Classe 2, ci sono la provincia autonoma di Trento, la Val d'Aosta, la provincia autonoma di Bolzano, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Classe 3, c'è il Piemonte, l'Emilia Romagna, l'Umbria e la Liguria. Classe 4, Lombardia, Marche, Basilicata, Toscana, Molise, Abruzzo, Lazio. Classe 5, Sardegna, Calabria, Campania, Sicilia, Puglia. Questa è la situazione che ricordava prima il vicepresidente Riccardi, ma casualmente, mentre ero qua mi stavo leggendo l'agenzia, è testimoniata da studi indipendenti rispetto all'impegno, e faccio questa comunicazione. Noi stiamo organizzando, è richiesta mia del vice governatore, per ampliare ancora notevolmente la capacità di eseguire tamponi in Friuli Venezia Giulia. Notevolmente voglio dire che noi, il nostro obiettivo è arrivare in tempi relativamente rapidi rispetto anche all'approvvigionamento di ovviamente strumentazione che stiamo cercando in giro per il mondo, ma penso ad arrivare a 6.000-7.000 tamponi al giorno, perché noi stiamo predisponendo in prospettiva ovviamente anche i mesi a venire in fase 2 in maniera molto forte. E poi per quanto riguarda invece i rapporti col governo, io vorrei concludere, mi sta chiamando appunto il Presidente della Conferenza delle Regioni, mi aspetterò un attimo, vorrei concludere con una cosa che mi scuso se esco fuori tema, però colgo l'occasione di questa conferenza stampa, essendo tutta la stampa qui presente, per fare una riflessione, perché rischiamo in Friuli Venezia Giulia, se l'esecutivo nazionale non comprende o non vuole comprendere che in un momento di emergenza, che oggi sta diventando emergenza economica e di entrate, se continua a pretendere il contributo straordinario da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, significa che Regione Friuli Venezia Giulia non avrà i soldi per pagare gli stipendi ai medici. No, è questo l'ordine di grandezza. Non avrà i soldi da dare ai comuni per garantire i servizi sociali. È questo il termine di grandezza. Noi non stiamo chiedendo più soldi. Noi non stiamo chiedendo soldi per affrontare l'emergenza. Noi stiamo chiedendo di non dare un contributo straordinario per garantire i servizi essenziali ordinari sanciti dalla Costituzione ai cittadini della nostra regione. Non stiamo chiedendo nulla di più rispetto a quanto è previsto da Costituzione e Statuto. Non dare qualcosa in più, quindi non è che stiamo chiedendo che ci diano qualcosa, ma ci stiamo chiedendo noi di non dare qualcosa in più allo Stato, che abbiamo sempre dato dal 2011 in poi. Quindi la Regione è stata sempre pronta ad aiutare lo Stato quando è stata in crisi di bilancio. Oggi però non si può pretendere che la Regione dia, oltretutto perché la Regione non può indebitarsi per spesa corrente. Quindi non è quell'alternativa per l'approvvigionamento finanziario che mi serve a garantire i servizi in questa Regione. Quindi annuncio davanti a voi, che sto predisponendo un documento a cui chiederò la firma non soltanto a tutto il Consiglio regionale, ma chiederò la firma a tutti i sindaci del Friuli Venezia Giulia, a tutti i parlamentari italiani ed europei del Friuli Venezia Giulia, chiedendo oltretutto un comportamento conseguente rispetto a questo documento, che sarebbe quello che se nel decreto maggio non si trova un punto d'incontro con le esigenze non della Regione ma dei cittadini di Friuli Venezia Giulia, i rappresentanti di qualsiasi colore politico di questo territorio non votino il decreto. Perché noi dobbiamo incominciare a comportarsi come tutte quelle specialità che hanno tutelato gli interessi del territorio negli anni addietro, e ovvero prima che appartenere a una forza politica, quando si siede in Parlamento, si appartiene a un territorio e a dei cittadini. L'appello che faccio, veramente in modo costruttivo e non provocatorio, a tutti i rappresentanti di questa terra è di difendere prima di tutto questa terra. Perché altrimenti, guardate che se questo non si arriva a un punto di incontro e di equilibrio, a pagarne non sarà il presidente pro tempore di questa regione o la giunta pro tempore,
ma saranno i diritti fondamentali dei cittadini di questa regione a pagarne le conseguenze, cosa che non possiamo accettare. Io ho tenuto sempre un rapporto costruttivo col governo e cercherò di tenerlo costruttivo. Però è chiaro che oggi bisogna mettere le barriere difensive verso dei diritti che non possono essere negati. Quindi io penso che entro domani manderò il documento a tutti i rappresentanti che con onore rappresentano il Friuli Venezia Giulia nelle diverse istituzioni e chiederò a tutti di mantenere alto questo onore. Perché è arrivato il momento di dire che il Friuli Venezia Giulia non può essere semplicemente perché è una piccola regione, magari speciale, è vista con antipatia magari, no? Perché chi non sa cos'è la nostra specialità, come funziona la nostra specialità, non può, chi vive in questa regione, essere contratto nei diritti. E quindi con questo appello, che mi auguro possa, anzi sono più sicuro, troverà la condivisione di tutta la comunità del Friuli Venezia Giulia, perché non posso ovviamente immaginare qualcuno che si possa distinguere su questo, concludo questo mio intervento ringraziando ovviamente dal prefetto, al vicepresidente, al sindaco, non soltanto per essere venuti qui oggi, ma perché i risultati che il Friuli Venezia Giulia oggi può verificare, ovviamente con tutte le difficoltà di lavorare e ragionare in una situazione di emergenza sanitaria come quella che viviamo oggi, non può ovviamente essere non sottolineata questo grande lavoro che è stato fatto e che continua ad essere fatto. Ho sentito questa mattina, mi ha chiamato MSC e mi hanno detto che comprendono ovviamente che non si può, che io in qualità di soggetto attuatore del commissariamento nazionale per l'emergenza, che ovviamente il tipo di attività, e io gli ho detto in qualità di soggetto attuatore, non può andare oltre i termini dell'emergenza proclamata a livello nazionale, e quindi comprendendo questo hanno dato la disponibilità a legare alla fine dell'emergenza ovviamente la possibilità del noleggio del mezzo che verrà fatto con fondi nazionali della Protezione Civile Nazionale, come sapete già. Quindi diciamo si è superato quel possibile problema. Scusi, significa che la nave è confermata, che arriva? Significa che confermate, quindi arriva, mi scusi perché non... Ok, no, solo per chiarezza, quindi in arrivo. Allora, questa mattina con il professor Barbone abbiamo condiviso un percorso, stanno lavorando anche rispetto al coinvolgimento che peraltro è già in corso della comunità scientifica, abbiamo parlato anche con il rettore dell'università. E quindi è evidente che nel modello organizzativo che riguarderà la seconda fase proseguirà e si intensificherà quel rapporto di collaborazione anche con la comunità scientifica. Relativamente alle previsioni, io sono sempre stato molto prudente su queste cose, devo dire che però i nostri modelli guidati dal professor Barbone alla fine hanno centrato tutti gli indicatori che alla fine ci hanno portato dove siamo arrivati. Stiamo elaborando il cruscotto di monitoraggio secondo le indicazioni che ci sono state date dal Ministero della Sanità. È un lavoro in corso in queste ore, prima di venire qui io ero con gli esperti che si occupano di queste cose. Se poi qualcuno vuole un mio giudizio personale, il mio giudizio personale, da uno che ha vissuto le cose dall'interno, ricorderò sempre, il Presidente Fedriga se lo ricorderà di sicuro, il Presidente della Lombardia nei giorni di difficoltà non aveva neanche la forza rispetto a quello che stava accadendo in Lombardia. Quindi io penso che noi dovremmo fare grande attenzione, io credo che le parole del prefetto oggi siano perfettamente coerenti con questa riflessione che faccio. Noi lavoreremo come stiamo lavorando con la collega Rosolin relativamente al tema dei centri estivi, e naturalmente sulle precauzioni che devono essere applicate a questo, perché è evidente che nel momento in cui i bambini non dovessero andare nei centri estivi, dove vanno?
sono dei nonni, che è un elemento di fragilità che sta fuori i 10.000, le 10.000 persone che sono ospitate dentro le case di riposo, che hanno ovviamente sicuramente un'anzianità diversa, quindi quello è un elemento di fragilità che va tenuto in considerazione, però io non posso non ricordare le esperienze che abbiamo vissuto sul campo, quando con il Presidente della Regione, anche nella soglia di maggiore tensione, qualche grafico sarebbe interessante vederlo, del rapporto tra l'occupazione e la disponibilità delle terapie intensive, abbiamo detto di sì ad accogliere delle persone che sono venute qui dalla Lombardia e alla quale noi abbiamo salvato la vita. Quelle persone stavano sotto i 40 anni. Allora, la mia più grande preoccupazione relativamente alla fase 2, oltre a quello che ho già descritto, è quella di fare grande attenzione, di fare nuovamente un appello al rispetto delle misure precauzionali e soprattutto a dire alle persone più giovani che una linea di febbre o un colpo di tosse non va sottovalutato, perché quello che abbiamo visto, e guardate, non è terrorismo, io non voglio fare allarmismi, voglio essere molto pacato in queste riflessioni, ma quello che abbiamo visto nel fenomeno Lombardia è che le persone anche più giovani possono essere colpite e trascurare, sottovalutare anche il minimo sintomo può portare con una velocità, il virus può portare direttamente alla terapia intensiva. Quindi il rispetto delle precauzioni e l'attenzione alle condizioni di salute diventa determinante. Io credo che questo sia il problema col quale noi dobbiamo convivere, tenendo conto che il giusto allentamento delle misure restrittive potrebbe aumentare il contagio e di conseguenza questo contagio deve essere monitorato e non deve essere trascurato rispetto anche alle fasce di età delle persone. Grazie. Se permettete mi aggiungo anch'io l'appello del Vicepresidente, cioè le misure che abbiamo preso anche con l'ultima ordinanza, che apre molto, però è quella invece sempre delle regole comportamentali che sono indispensabili, il distanziamento sociale, l'utilizzo della mascherina. È vero, guardate, che c'è, e me ne rendo ben conto, che ci sono opinioni scientifiche che ci dicono, qualcuno ci dice che servono sempre le mascherine, qualcuno che non servono mai, qualcuno solo nei luoghi chiusi, qualcuno solo nei luoghi aperti, qualcuno che la distanza deve essere di un metro, qualcun altro che deve essere di 2 metri. Noi che ragionamento abbiamo fatto? Il ragionamento che ho fatto è meglio, cioè l'obiettivo è dare più libertà alle persone utilizzando invece un principio precauzionale per quanto riguarda i comportamenti. Perché se noi riusciamo a garantire questo, magari avere, capisco, magari un'eccessiva attenzione, ma è meglio che sia eccessiva in questo momento, perché vuol dire che possiamo coniugare insieme le esigenze sanitarie con quelle del lavoro. Quindi meglio portare la mascherina, vedo anche varie persone che mi danno fastidio mascherine ed altro, meglio avere la mascherina una volta in più e avere una precauzione un po' maggiore rispetto a dover magari prendere delle misure invece di nuove chiusure che sarebbero un dramma, oltre che da quello sanitario, come siamo detti, ma anche dal punto di vista economico. Prego. Allora c'era Stabile Agrusti. Sì, volevo chiedere, visto che si è parlato della nave, un quando e come, se possibile, ha parlato di MSC, e se MSC significa comunque GNV Allegra. Seconda domanda, gli autobus, c'è questo limite del 50% per salire a bordo, significa su una vettura media della Trieste Trasporti che ne tiene 100, far entrare 50. Parlando con Trieste Trasporti, si è detto 50 purtroppo sono comunque tanti rispetto alle misure di distanziamento di cui parlava Riccardi, considerando che sugli autobus soprattutto salgono persone anziane che dovrebbero essere quelle più da proteggere. Terzo, migranti, arrivi e coronavirus, visto che sono 250 gli arrivi nelle ultime 2 settimane, in Istria, la Slovenia, abbiamo letto oggi, no, che chiede l'arrivo dell'esercito sulle frontiere, non tanto e non solo per la questione immigrazione, ma per la questione di non poter, come dire, controllare la possibile diffusione del virus attraverso queste persone. Grazie. Mi diceva adesso il Vicepresidente Riccardi che la nave dovrà arrivare la prossima settimana, circa. Ovviamente io vi ho aggiornato su una chiamata che ho avuto un'ora fa, quindi dopo... C'è l'Allegra. Prego? Quella è, quella rimane, l'Allegra. Quella. Sì, ma guarda, io ho visto, il Vicepresidente Riccardi mi ha girato dei filmati anche della nave, che rispetto a quanto mi hanno detto mi sembra molto lontano rispetto a delle altre cose che ho visto da altre parti, insomma, vabbè. Ma ripeto, io su questo ho avuto modo di dire anche quando ho sentito con alcuni di voi giornalisti sulla nave,
Ma secondo voi il presidente della regione o il vicepresidente vanno a dire se serve la nave, il treno, l'aereo o la villa? Noi abbiamo la struttura che ha fatto una relazione tecnica, medica. Ne abbiamo chiesto semplicemente qual è il posto più sicuro, che voi siete più sicuri, che i pazienti sono più sicuri e che la sicurezza sanitaria è migliore. E loro hanno fatto quella scelta. Secondo voi con una relazione il presidente della regione va in giro per l'Italia a cercare le casette, gli aeroplani o le mongolfiere? Cioè, secondo voi la politica deve sostituirsi alle scelte mediche rispetto al trattamento di un paziente, dove deve essere fatto? A me sembra qualcosa di surreale questo dibattito, ma ve lo dico veramente in totale buona fede. Io capisco che per cercare politicamente di attaccare una maggioranza si possa utilizzare di tutti, però ero rimasto che perlomeno un filo di dignità doveva rimanere, che è quello del bene comune. Ho visto che qualcuno quella dignità l'ha persa e lo reputo personalmente inaccettabile, perché stiamo parlando della salute dei cittadini, della professionalità dei medici, della serietà delle persone che vivono quotidianamente nella sanità. E secondo noi il primo politico di turno va là e dice no, quella relazione la straccio e decido io, magari con una diretta Facebook, dove deve andare un paziente, come essere curato, chi deve fare i tamponi. Siamo arrivati a questo. A me sembra una situazione surreale, ve lo dico, scusatemi lo sfogo, però guardate, sulle scelte di carattere economico legittimamente ci sono posizioni diverse. Posso capire che uno mi dica apriamo il commerciante, apriamo, mettiamo insieme, tutto quello che volete. Ma secondo voi un politico ha diritto di entrare dentro un ospedale e dire dove è stato il percorso, dove è stato portato? A me sembra che viviamo in un mondo dove purtroppo le regole del buonsenso per alcuni sono venute meno, fortunatamente per pochi. Per quanto riguarda invece per autobus, noi comunque c'è l'distanziamento di un metro. Hanno dato il massimale 50, ma il distanziamento deve rimanere. Cioè, questo deve essere chiaro, non soltanto per le nostre linee guida, ma anche per le linee guida del governo, che sono arrivate in modo molto chiaro. Quindi su questo, ribadisco, capiamo dopo se a livello nazionale cambieranno le linee guida, avranno una valenza che magari con mascherina, guanti, quant'altro, si possono diminuire le distanze, nessun problema. Però credo che in questo momento serva precauzione, capendo le difficoltà, ma sono convinto che i cittadini le capiscono molto bene, le difficoltà che possano esserci nella possibilità di trovare magari mezzi, dover aspettare, però questo è quell'impegno di tutti che chiediamo, di avere quella consapevolezza che non si può pensare di tornare sull'autobus tutti accalcati, perché altrimenti rischiamo che gli sforzi fatti fino ad ora vengano vanificati. Prego. Ah sì, prego, allora darei la parola al Presidente. Sui migranti io ovviamente mi asterrei da valutazioni in ordine ai rapporti tra Slovenia e Croazia che non mi competono, ma semplicemente mi limito a dire che da una decina di giorni a questa parte c'è stata una sensibile ripresa della rotta balcanica. Ancora stamattina abbiamo avuto un rintraccio di 35 migranti nella zona di Sant'Orligo, che sostanzialmente l'elemento di maggiore difficoltà oggi è costituito dall'esigenza di fare nei confronti di queste persone, fargli fare il periodo di isolamento fiduciario, di quarantena di 15 giorni e quindi di individuare delle strutture dedicate esclusivamente a questi soggetti che d'accordo con l'ASUIZ abbiamo individuato anche quali sono le caratteristiche e le prescrizioni che devono essere osservate. Posso solo aggiungere che dall'amministrazione, dal mio ministero, prosegue così come per lo scorso anno un piano di distribuzione, non di questi migranti evidentemente che hanno la necessità di rimanere sul territorio per fare la quarantena, ma di altri migranti che erano già presenti sul territorio, di distribuzione verso altre regioni in modo tale da garantire un mantenimento di un livello di complessivo di presenze sul territorio che non vada in eccesso. Altro non avrei da aggiungere. Grazie, scusate, adesso do la parola ad Agostino, io dopo mi dovrò solo io allontanare.
perché in contemporanea la conferenza delle regioni a cui devo partecipare è iniziata da 20 minuti, quindi non vorrei perdermi il passaggio nel quale dovrò battagliare anche sul decreto maggio. Quindi prego. Se invece ti chiudono la porta in faccia per quanto riguarda le riaperture del 11 e del 18, c'è la disponibilità ad andare, tra virgolette, in battaglia anche su quel punto lì, oppure a quel punto si rispetta quello che dice Boccia o Conte e ci si adegua al 18 maggio del 1 giugno? Domanda per te, questa domanda per i casi è fondamentale, perché è quando si parlava di questa task force, come la chiamavano, non lo ricordo, per la fase 2, puoi spiegare da chi è composta, da che organi tecnici e quali parametri andranno a utilizzare? Rispondo così, scusatemi, dopo devo allontanarmi. Ma per quanto mi riguarda, non può essere la riapertura uno scontro tra istituzioni. Come ho sempre avuto modo di dire, deve essere una collaborazione tra istituzioni. Noi pensiamo di fare una proposta di assoluta buonsenso, anche per quella condivisione delle scelte che deve essere fatta con la popolazione. E io mi domando come possiamo pensare che la gente comprenda le motivazioni per cui da lunedì, cosa che oltretutto è giusta, ma si aprono imprese manifatturiere con 2.000-3.000 dipendenti e dire al negozio di borsette che una persona non può entrarci perché è un pericoloso cospargitore di pandemia. Per quello ci servono scelte comprensibili, che quindi i cittadini possano condividerle, con tutte le regole di sicurezza, sia ben chiaro. E per questa è la nostra proposta del governo. Oltretutto, ve lo dico, vi dico anche chiaramente, come immaginerete, a me politicamente posso fare il fenomeno, dire faccio l'ordinanza, cattivo governo, tu non vuoi aprire. Il problema è che se dopo quell'ordinanza malauguratamente viene impugnata e magari perdiamo, succede che io faccio ripartire i negozi, il giorno dopo li fanno richiudere, quindi gli creo un danno economico. La mia idea in questo momento, guardate, ma lo dico che ho sempre agito, non cercando di sfruttare politicamente, adesso guardate, lo sfrutterei, se fossi e cinico come magari chi fa qualche post su Facebook, sfrutterei questa cosa qua, direi apriamo, cattivo governo che hai fatto chiudere, ammazzi le persone che non possono lavorare. Però noi abbiamo la responsabilità non di fare chi è il più bravo dell'altro, ma dare risposte a categorie economiche, a lavoratori che aprono quella saracinesca per far mangiare i propri figli. E quindi il mio scopo non è mettere in difficoltà semplicemente per una lotta di posizione tra regione e governo, ma dare delle risposte. E quindi non voglio andare allo scontro, voglio trovare delle soluzioni, e penso che la nostra proposta sia assolutamente responsabile e assolutamente non provocatoria, sia ben chiaro. Però altrimenti, se non comprendiamo questo, vuol dire, e se il governo non comprende, vuol dire che non comprende cosa sta avvenendo sul territorio e la tensione che si sta sviluppando nel territorio. E allora noi questa tensione dobbiamo dare risposta. E devo dire, scusate, chiudo veramente, colgo questa risposta per ringraziare, e mi rivolgo al prefetto per farlo, ma tutte le forze dell'ordine e anche al sindaco, perché anche in questo momento non hanno mai agito con la volontà di sanzionare, ma hanno agito con la volontà di contenere il virus. E quindi i pochi casi sono dovuti sicuramente al buon comportamento dei cittadini, ma anche allo spirito collaborativo delle forze dell'ordine, che non sono andati là dicendo adesso io faccio lo sceriffo, ma sono andati là dicendo adesso collaboriamo insieme per raggiungere il risultato. E quindi tramite prefetto e sindaco, ovviamente, per quanto riguarda le sue competenze per la polizia locale, io li ringrazio, perché questo è stato proprio lo spirito che ha contraddistinto. Figurati, come capite, la regione non è che vuole infiammare le multe, la regione vuole non diffondere il virus, anzi, meno multe ci sono più siamo contenti. L'importante ovviamente è raggiungere i risultati. Io ringrazio tutti, mi scuso veramente, ma è da 24 minuti. Negozi, esatto, il commercio, noi vogliamo riaprire il commercio, ovviamente tutte quelle attività, e per questo anche una proposta costruttiva con il governo, è che mi ha detto riapriamo qualsiasi cosa. Abbiamo detto riapriamo tutte quelle attività che per esempio non prevedano il servizio alla persona, e magari quello facciamo la settimana successiva se servono ulteriori approfondimenti per garantire la sicurezza, ma di questo stiamo parlando. Una cosa assoluta. Voglio dire, se si apre il commercio, noi abbiamo fatto la scelta
per esempio, di tenere chiusi le ipermercati e i supermercati perché sono luogo di particolare aggregazione durante i fine settimana, ma quella è una scelta diversa che magari dopo la regoliamo con le ordinanze rispetto anche a come si sviluppa la situazione. La distinzione che c'è adesso è tra tipologia, se una tipologia, mettiamo, che può avere un'attività in sé intrinseca più a rischio o meno a rischio. Non siamo dei provocatori dicendo apriamo qualsiasi cosa, a prescindere, anche se secondo me il tempo per fare le linee guida con l'INAIL ci sarebbero state, ma non vogliamo arrivare a quello. Più facile per un negozio che per il TIAE. Sì, ma voglio dire, posso dirti, però se ci sono delle regole, noi precauzionalmente abbiamo fatto questo, ma se sono delle regole, chi rispetta quelle regole può aprire. Che sia il negozietto quello grande, ovviamente si dovrà organizzare in modo differenziato rispetto alla tipologia stessa, però noi dobbiamo passare a quello, chi rispetta le regole può aprire, ovviamente fondamentali sono le regole, altrimenti rischiamo di andare nei casi in cui ricordava il prefetto e il vicepresidente.